Mediterranea da scoprire, torna la fiera agroalimentare più longeva della nostra regione con una novità, la presentazione delle più suggestive destinazioni turistiche abruzzesi. Nelle serate del 22, 23 e 24 luglio al porto turistico Marina di Pescara tanti gli appuntamenti. In programma la cena con Tresi, la vincitrice dell'11ª edizione di Masterchef e l'omaggio a Gregorio Rotolo, allevatore, produttore, commerciante e promotore della filiera cortissima abruzzese. In Abruzzo la ricerca dell'eccellenza nella produzione agricola ed alimentare si sposa con la conformazione e l'integrità del nostro territorio, ha detto il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strevera, annunciando le novità di quest'anno di Mediterranea che spegne 36 candeline. E quest'anno lo vogliamo arricchire anche con dei convegni di presentazione delle mete turistiche più ambite del territorio, e per cui sarà sicuramente una manifestazione dove riusciamo a riunire la promozione delle nostre specialità agroalimentari con il nostro potenziale di luoghi turistici. La nostra produzione agroalimentare è di elevata qualità. Noi abbiamo qui in Abruzzo, nel nostro territorio, un microclima che consente di avere dei vini e degli oli di altissima qualità che negli ultimi anni ha riscosso interesse internazionale. Girando tra i 45 stand dedicati alle tipicità sarà possibile fare tappa agli spazi informativi dedicati a Transumanza che unisce per conoscere il programma estivo sulle vie della Transumanza, Art Bike Run and Wine per scoprire i tanti itinerari che è possibile fare lungo la costa dei Trabucchi, Borghi per assaggiare quello che succederà a settembre quando la manifestazione dedicata ai borghi più belli d'Italia farà tappa proprio in Abruzzo, ma le novità non finiscono qui. Tosca Kersic, dirigente Camera di Commercio Chieti Pescara. Aggiungo due parole sul programma di Mediterranea. Si svilupperà in parallelo sia all'interno del padiglione Becci che in un'isola esterna che è l'isola dei saperi e dei sapori. All'interno del padiglione Becci ci saranno momenti di approfondimento sul turismo, sull'alimentazione mediterranea in chiave di qualità della vita e longevità. E a seguire nelle tre serate ci saranno tre diversi cooking show. La prima sera curata dall'Associazione Provinciale Cuochi Pescaresi, la seconda sera avremo Tresi che è la vincitrice dell'ultima edizione di Masterchef che cucinerà le specialità abruzzesi in chiave moderna, e poi la terza sera invece avremo Federico Anzellotti che preparerà dei piatti di alta pasticceria utilizzando l'olio evo. Fiera in collaborazione con Slow Food e Gall.